Allora, buon pomeriggio, oggi cominciamo a vedere un po' la raggiungibilità. Va bene, quindi entriamo un po' più nel vivo di quelli che sono gli argomenti ancora che ci devono, come dire, preparare a comprendere bene, appieno quelle che sono poi le applicazioni e tutta una serie di algoritmi di stima e controllo. La parola stima probabilmente è la prima volta che voi la sentite in questo contesto, avremo modo abbondantemente di capire che cosa intendiamo. Allora, oggi parliamo della proprietà della raggiungibilità dei sistemi dinamici in spazio di stato. Bene? Allora, prima di partire con una definizione, di che cosa è la raggiungibilità, vediamo un attimo il contesto nel quale ci poniamo. Ho un semplice sistemino dinamico in cui, posso riconoscere che è un sistema del secondo ordine. Perché lo posso riconoscere? Anche se noi non abbiamo visto in maniera approfondita la parte di modellistica. Però ho detto intuitivamente gli elementi in grado di immagazzinare energia di qualche tipo li po possono essere considerati come, diciamo, i sommatici danno l'ordine, diciamo, del sistema. In questo caso c'è un'induttanza, una capacità, le resistenze non le considero perché sono elementi di dissipazione, non di immagazzinamento di energia, per cui diciamo che questo è del secondo ordine, non entriamo nel dettaglio, però sì, è del secondo ordine. Ho un generatore di corrente che per noi può essere un ingresso di questo sistema. Qual è l'uscita del sistema? Non mi interessa in questo momento l'uscita. In questo momento, l'uscita è dove io metto i sensori, però nella proprietà di raggiungibilità non è importante individuare l'uscita e non serve per poter impostare il discorso e capire ciò di cui stiamo parlando. Allora, io ho un generatore di corrente e poi diciamo che ho una corrente che passa attraverso l'induttanza qui. Ovviamente ho tutte le cadute di tensione, ho la corrente che passa in tre rami. Va bene, ho tre rami, un po' di correnti, un po' di tensioni, sono legate fra di loro. Ovviamente sì, in questo caso dalle equazioni di Kirchhoff, sono legate da delle relazioni integro-differenziali. La domanda che mi pongo è: ho scritto il mio modello, ho fatto tutte le semplificazioni possibili e immaginabili, arrivo a due equazioni differenziali del primo ordine e immagino di averle scritte rispetto alla corrente I con L, che passa attraverso l'induttanza, questo primo ramo, e poi la tensione V con C ai capi della capacità. La mia domanda è: agendo sul generatore di corrente che è un ingresso, per cui in quanto ingresso è per definizione manipolabile, cioè decido io il suo valore, posso assegnare simultaneamente ed arbitrariamente sia la corrente nell'induttore che la tensione ai capi del condensatore? Questa è una domanda con un circuito ordine 2. Chiaramente immaginate di generalizzarla per un sistema di dimensioni maggiori con anche con più ingressi. È chiaro che questo significa che io mi sto chiedendo se posso raggiungere, la parola controllare, cerchiamo di usarla con cautela in questo caso, raggiungere qualsiasi elemento dello spazio di stato, perché simultaneamente ed arbitrariamente significa che io, se il mio stato X è formato da I con L e V con C, significa prendere un punto in R2, nello spazio di stato, per cui questo significa simultaneamente, arbitrariamente in tutto lo spazio di stato. Ok, questa è la domanda. Vedremo. Oggi noi parliamo di raggiungibilità, il discorso lo finiremo venerdì sulla raggiungibilità e poi parleremo della proprietà duale, che è la osservabilità.
Vedremo che alcune volte si può fare, altre volte non si può fare, dipende dalle proprietà del modello. Vedremo che noi abbiamo un concetto, adesso ho usato il termine duale, poi vedremo cosa vuol dire duale, diciamo un concetto simile che riguarda l'uscita e impareremo nelle prossime lezioni che se io non studio le proprietà del modello e tento di controllare o di osservare senza che ce ne siano la possibilità matematica di farlo, posso avere le conseguenze abbastanza drammatiche. Questo è solamente per introdurre, diciamo, il problema e partiamo subito, diciamo, con una definizione della raggiungibilità insieme alla proprietà, diciamo, analoga di controllabilità, sono proprietà talmente vicine fra di loro che diciamo, le considero insieme e qualche volta io potrò anche confondere i due termini e vi sarà presto chiaro perché. Questa definizione è valida tempo continuo e tempo discreto, senza nessun tipo, diciamo, di modifica. Va bene? Per cui osserviamo prima di tutto che la definizione parte dal singolo stato, quindi uno stato si dice raggiungibile se esiste un istante di tempo finito ed un opportuno ingresso, tale che il sistema, partendo dallo stato nullo, assuma il valore x, quindi dello stato in questione. Per cui l'ingresso è un grado di libertà. Opportuno significa che io posso scegliere l'ingresso che mi pare per andare da 0 a x. Se questa cosa è possibile, vedremo anche diversi modi per farlo, uno stato si dice raggiungibile. Ok? Quindi questa è solo una definizione, non è operativa. Attenzione che vale per il singolo stato. Se invece io prendo tutti gli stati raggiungibili, definisco l'insieme degli stati raggiungibili sotto spazio di raggiungibilità. In questo momento, l'insieme degli stati raggiungibili, il fatto che sia un sottospazio con le proprietà dei sottospazi geometrici, non è chiaro. Lo vedremo dopo che invece è proprio così. Se lo sottospazio di raggiungibilità coincide con Rn, allora è tutto il sistema che si dice raggiungibile. Per cui la cosa importante è osservare, parto dalla definizione di stato, se uno stato è raggiungibile se esiste un istante di tempo definito, un opportuno ingresso tale che partendo da 0 posso arrivare a x, poi l'insieme degli stati lo chiamo sottospazio, se alla fine sono tutti quanti raggiungibili, allora è il sistema dinamico che si definisce raggiungibile. Ok. La definizione, come dire, parente, la controllabilità, invece, parte da x e arriva a 0. Quindi la differenza fra raggiungibilità e controllabilità è che in un caso io parto da 0 e arrivo a x e lo stato si dice raggiungibile, invece è controllabile a 0. Ok? Nel tempo continuo i due concetti coincidono, per cui nel tempo continuo voi potete parlare di raggiungibilità e controllabilità, diciamo, confondendo le due proprietà. Nel tempo discreto vediamo che c'è una sola differenza, diciamo, molto, molto specifica. Per questo per me i due concetti sono abbastanza vicini fra di loro e non do molto enfasi al fatto che siano due, diciamo, per me è la proprietà di raggiungibilità. Ok, definizione non è operativa. Se io prendo uno stato X, vuol dire assegno un valore, per esempio, alla corrente e alla tensione del circuito elettrico, è raggiungibile o no? Diciamo, con questa definizione non ho nessun modo per capirlo. Quindi da questa definizione partiamo al ottenere il primo grande risultato, e cioè se prendiamo
un sistema dinamico lineare stazionario tempo continuo. Partiamo dal tempo continuo, va bene? Diciamo, noi focalizziamo l'attenzione sulla linearità. Il concetto esiste anche per i sistemi non lineari, ma non lo trattiamo perché è abbastanza più complesso. Il sistema dinamico che consideriamo è quello, fatemi dire, standard, anche se non significa niente, cioè quello che consideriamo la maggior parte delle volte nelle nostre lezioni. E quindi lineare e stazionario, multivariabile con le dimensioni che abbiamo sempre visto, stato n, ingresso P e uscita M, va bene? Quindi nulla da notare. Quello che adesso dimostriamo, e lo facciamo un attimo, la dimostrazione è abbastanza semplice, è che il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine di una opportuna matrice R che definiamo matrice di raggiungibilità. Ora, nel momento in cui noi dimostreremo che l'insieme di tutti quanti gli stati raggiungibili è l'immagine di una matrice, abbiamo già dimostrato anche che è uno sottospazio. Bene, quindi il fatto che sia un sottospazio è, diciamo, implicito in questa dimostrazione. Quindi vi ho dato la definizione prima dicendo che l'insieme è un sottospazio. In realtà, quando ho dato la definizione non lo potevo dire, però si può dire tranquillamente adesso. Ora lo dimostriamo anche. Allora, questa matrice di raggiungibilità che dimensioni ha? Come la costruisco? Prendo B e B è una matrice di righe n, perché se guardate B è x punto uguale B per U, per cui le righe di B sono quelle di x punto ed è quindi n, la dimensione dello stato. E poi, poiché moltiplica U, che è un vettore di dimensione P, le sue colonne devono essere P, altrimenti, diciamo, questa operazione non la posso fare. Quindi questa matrice B è N per P, se un solo ingresso è N per 1, è una colonna. Poi, che dimensione ha A per B? N per N, N per P, anche questo è la fine N per P. Per cui io sto mettendo a fianco a B un'altra matrice che ha le stesse dimensioni e quindi ho aggiunto P colonne. A quadro B è anch'essa una matrice, sempre delle stesse dimensioni, perché A quadro è n per n, B è n per P, quindi questa qui è n per P. Allora che sto facendo? Sto mettendo tutte colonne P una a fianco all'altra. Sono blocchi di P colonne. Quanti ne sto mettendo? Se mi fermo a n-1, vuol dire che sono partito da 0, perché A alla 0 vale 1, fino a n-1, quindi ne ho messi n. Quindi il numero di colonne è np. Quindi questa matrice è una matrice rettangolare, è quadrata solamente nel caso in cui U abbia un ingresso, è una rettangolare bassa. Ok? E si chiama matrice di raggiungibilità. Ok? E adesso dimostriamo un attimo questa cosa, partendo così ragioniamo anche un po' sulla definizione. Ok, allora vediamo un attimo. Che cosa mi dice la definizione? La definizione mi dice, guarda, tu mi devi trovare
tutti l'insieme degli stati. Quindi io qua uso la notazione degli insiemi, diciamo l'insieme degli stati raggiungibili è uguale a tutti gli x tale che, quindi questo due punti, tale che, allora tale che cosa? Beh, tutti gli x che possono essere raggiunti per un opportuno valore dell'ingresso in un istante finito. Quindi io che cosa ho scritto qua? Ho scritto semplicemente la forzata e poi scrivo se esiste una UDT. Quindi io qui ho riscritto la definizione in forma matematica, ancora non utile a capire chi è X. Perché? Perché sono talmente generico qua, se esiste un ingresso, che è poco, diciamo, utile questa definizione. Però me la sono scritta perché mi servirà dopo. E in realtà, più che dire voglio cercare, diciamo, gli stati che posso raggiungere se esiste U, che è una cosa abbastanza strana, io dico va bene, vediamo un attimo, questo è un po' difficile, proviamo a dire, voglio cercare il complemento ortogonale del sottospazio di raggiungibilità. E diciamo, lo dimostrerò che questo è uguale al complemento ortogonale dell'immagine di questa strana matrice. Va bene? Quindi, che cosa faccio? Poiché per me è difficile trovare l'insieme degli stati raggiungibili, inizio a dire: vediamo chi è l'insieme il complemento ortogonale di questo insieme. Allora, cos'è il complemento ortogonale? Il complemento ortogonale è l'insieme di tutti quanti i vettori, li chiamo zeta, tale che moltiplicati per x, che è un elemento, diciamo, che x è un elemento del raggiungibile, è uguale a 0 per ogni x appartenente a x con r, a quelli raggiungibili. E guardate qua, ho cambiato completamente il paradigma della dimostrazione, perché in questo momento, mentre prima io dovevo dire se esiste un ingresso, io adesso ti sto dicendo che sto cercando un vettore ortogonale a qualsiasi x appartenente al sottospazio della raggiungibilità. Quindi adesso vedremo che questo significa dire per ogni ingresso. E come lo facciamo a vedere? Beh, zeta trasposto per x deve essere uguale a 0. Chi è x? Beh, ci riscrivo la sua forzata, ho semplicemente riscritto la forzata qui, ma cos'è, diciamo, la cosa importante? Che a questo punto, quello che prima era se esiste un ingresso opportuno, adesso diventa per ogni ingresso. Ok? E dal punto di vista, diciamo, della dimostrazione matematica, questo mi è di conforto. Perché quindi praticamente io che cosa voglio adesso? Io voglio che z trasposto lo posso portare dentro, perché chiaramente non è funzione, diciamo, dell'integrando, e quindi questo significa che questa grandezza deve essere uguale a 0. Guardate, questo qui è in questo momento uno 0 scalare perché è una proiezione, quindi è un font normale, non è grassetto. Però adesso facciamo il ragionamento che ci viene incontro. Questo deve essere 0 per ogni U. E U sta qua dentro. Allora guardate,
voi avete un'integrale, l'integrale deve dare 0 e voi avete la possibilità di scegliere questa u per dare fastidio a questa cosa, no? Dice, potete scegliere una u qualsiasi, ma allora per essere uguale a 0, a prescindere dalla u che io scelgo, questo significa che deve essere uguale a 0 questa parte qui. Deve essere proprio identicamente nulla, istante per istante. Va bene? Basta che è diversa da 0 in un intervallo di tempo piccolo a piacere, io scelgo una u diversa da 0 in quell'intervallo, l'integrale è già diversa da 0. Va bene? Quindi l'unico modo è che questa cosa devono essere nulli tutti quanti. Guardate, adesso diventano i suoi coefficienti perché u è un vettore. E questo l'ho riscritto un'altra volta, la relazione ora è vettoriale. Non si sta aggiornando, non si sta aggiornando. Un attimo solo. Allora, dice in remoto, un attimo solo che le ultime due lignette non le ha fatte. Esco, rientro un attimo. Allora, voi ci siete e la registrazione sta andando bene, io vi vedo senza scatti, quindi questo sembra un problema di Jamboard. Allora, vabbè, voi vedete tutto bene, giusto? Io lo streaming lo vedo a velocità buona, Sì, vedo, si vede vabbè, il bene. video solo di Vitale lo vedo bene, insomma, come velocità. Internet c'è. Allora, vediamo un attimo. Allora sembra l'app, però pure qua internet c'è. Ok, va bene, allora bastava come sempre scollegarsi e ricollegarsi. Adesso diciamo sono comparse le due lignette gialle. Sì, a posto, Va abbiamo visto. bene? Ok, allora vado avanti. Ok, quindi a questo punto chi è che deve essere diciamo uguale a zero? Beh, devono essere uguali a zero tutti i coefficienti che sono qui. Questa è una relazione vettoriale. Z trasposto per elevato ad A t meno tau per B deve essere uguale a 0 a prescindere dal valore t. Va bene? Ok, e allora che cosa facciamo? Beh, t meno tau posso osservare che diciamo l'importante è la variabile t, nel senso che ora questa me la riscrivo rispetto a t e non cambia nulla, faccio un cambio di variabili, va bene? Perché alla fine diciamo non è questo che influenzerà. Riscrivo l'esponenziale di matrice usando la sua definizione e la sua definizione è la sommatoria delle potenze della A con diciamo l'analogia simbolica con lo sviluppo in serie dell'esponenziale, quindi questo l'abbiamo già visto tante volte in alcune dimostrazioni. E adesso che cosa osservo? Beh, porto dentro z trasposto a sinistra, stiamo sempre parlando di matrice e vettore, quindi io devo dire sinistra e destra,
e porto dentro B da destra, è la sommatoria, e lo posso fare? Sì, lo posso fare. E a questo punto io che cosa ho? Ho una strana sommatoria di z trasposto alla i t alla i per b, deve essere uguale a 0. Allora guardate, i fattoriale al denominatore chiaramente non conta, è diverso da 0, punto e basta. Anche t alla i, perché questa adesso è un polinomio nel tempo, questa sommatoria. Quindi t alla i ovviamente è diverso da 0. Chi deve essere uguale a 0? Beh, deve essere uguale a 0, devono essere uguali a 0 tutti i coefficienti di questo polinomio in t, per cui deve essere uguale a 0 z trasposto per a elevato alla i per b per ogni i appartenente ai naturali, cioè da 0 a più infinito. Ancora non è che è così operativa questa definizione, perché andarlo a controllare da 0 a più infinito vi rendete conto che, diciamo, è un'operazione non banale. Però a questo punto io mi ricordo che, diciamo, da qualche parte ho studiato un teorema che si chiama qua. Ho studiato un teorema che si chiama Cayley-Hamilton, che mi dice una cosa. Mi dice: guarda, che se tu prendi una matrice, qualsiasi essa sia, quadrata, anche appartenente ai complessi, beh, questo è l'enunciato del teorema. Soluzione del suo stesso polinomio caratteristico. A che mi serve? Boh, non lo so. Però, se io rifletto un attimo, questo ha come conseguenza che a elevato alla n è una combinazione lineare delle potenze di a che va da 0 a n-1. Ok, e allora cerchiamo un attimo di capire che cosa significa questo. Questo significa che se io metto, è una combinazione lineare, se io prendo a, ci metto alla 0, alla 1, alla 2, alla 3, le metto una a fianco all'altra, ho una certa matrice. Nel momento in cui io ci metto A alla n, le colonne che sto aggiungendo sono linearmente dipendenti da quelle precedenti. Quindi quando comincio ad aggiungere A alla n, A alla n più 1 e così via, questa matrice non cambierà più la sua immagine, la sua il rango, perché io ci sto mettendo tutte colonne linearmente indipendenti. Questo teorema, che diciamo viene dalla geometria, che conseguenza ha? Diciamo nel nostro caso, beh, ha la conseguenza che io posso a questo punto osservare una cosa. Ok, rimango un attimo qui ok, rimango un attimo qui. Ok, ma allora questo significa, guarda, che se questo deve essere uguale a 0 per ogni i appartenente ad n, allora significa che io lo posso riscrivere in questo modo: z trasposto che moltiplica, e qua ci faccio una grande matrice, b, a per b, vabbè, non metto le lineette sotto, a quadro b, ta 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 ta, a alla i b, e continuo fino all'infinito, va bene? E questo deve essere uguale a 0. Ma questo che cosa significa? Beh, significa praticamente che io sto cercando qualcosa che, diciamo, moltiplicata per una certa matrice mi dia 0, ma a un certo punto io mi rendo conto che le colonne che sto aggiungendo alla matrice dopo i uguale a n-1 sono linearmente indipendenti da quelle precedenti, per cui sto facendo una ricerca inutile. Io già so che o era 0 o era diversa da 0, perché quello che sto aggiungendo dopo è linearmente dipendente da quello precedente. Ok? Quindi significa che io mi devo fermare
A ln n-1b. Ok? Se aggiungo A alla n per b, non sto aggiungendo, fatemi dire, informazione. Bene. Ma allora battezzo questa matrice, matrice di raggiungibilità, e cosa sto cercando? Sto cercando tutti i vettori tali che moltiplicati per R diano 0 trasposto, quindi diano 0. Ossia, sto cercando, guardate un attimo da cosa siamo partiti, sto cercando esattamente questa relazione qua, il complemento ortogonale del spazio di raggiungibilità è uguale, beh, questa è la stessa cosa? Sì, il complemento ortogonale dell'immagine è esattamente questo qua. Ok? Per cui abbiamo ottenuto che cosa? Beh, abbiamo ottenuto che dalla definizione teorica della nostra raggiungibilità siamo arrivati a qualcosa di molto operativo. Il sottospazio di raggiungibilità è l'immagine del rango di una matrice che chiamiamo matrice raggiungibilità. È l'immagine matrice raggiungibilità. Non l'immagine del rango. Chi compare in questa matrice raggiungibilità? Solamente A e B. Perché la raggiungibilità è una proprietà ingresso stato. La C non entra in gioco. Il duale, l'osservabilità, sarà stato uscita. Ok, negli appunti c'è una dimostrazione alternativa, ma ovviamente diciamo la saltiamo. Chissà qua, non so, l'ho lasciata qua per pigrizia, facevo questa prima e ora l'ho cambiata. E a questo punto, diciamo, vi faccio una domanda. Io definisco insieme allo spazio di sottospazio di raggiungibilità, definisco un sottospazio di non raggiungibilità e lo definisco come il suo complemento ortogonale. Va bene? Quindi è semplicemente una definizione. Dalle proprietà delle matrici, il complemento ortogonale è legato, una caratteristica, diciamo, del complemento ortogonale è che io lo posso ottenere dalla matrice come il nullo di R trasposto. Va bene? Quindi il nullo di R trasposto è proprio il complemento ortogonale dell'immagine di una matrice. Per qualsiasi matrice vale questo. Diciamo, non ci siamo soffermati, ma era nei richiami matematici. E il complemento ortogonale viene sempre definito, cioè per definizione, l'unione somma diretta di complemento ortogonale di una matrice, di un sottospazio e del suo complemento ortogonale ridà Rn, quindi è una decomposizione univoca di Rn. A questo punto la domanda che faccio a voi è questa. Io ho uno spazio di stato di dimensione 2 e lo disegno qua. Calcolo l'immagine della matrice di raggiungibilità. L'immagine è un sottospazio. Quindi geometricamente, se io ho R2, o ottengo proprio R2, oppure ottengo una retta. Non posso ottenere 0, se no vuol dire che tutti i zeri, che non ci sta ingresso, va bene? Diciamo che questo è X con R e l'ho disegnato anche. La domanda che vi faccio è: X segnato è raggiungibile? Mi potete disegnare sia il sottospazio di non raggiungibilità qui, e dirmi se X segnato è raggiungibile o meno. Intanto preparo
Allora, dovete trovare un sottospazio che sia ortogonale a x con r. Che numero era? 10 era questo? Questo non mi sta aggiornando. Allora, internet sta funzionando benissimo, però è proprio il Jamboard che non sta aggiornando. Allora, x con r è questa retta qua. Mi sapete trovare l'insieme di tutti quanti i vettori ortogonali x con r, che poi sarebbe la non raggiungibilità? Allora, vediamo insieme. Questo è x con r, il complemento ortogonale. Sono tutti quanti vettori che moltiplicati per x, per qualsiasi elemento di x con r danno 0. Cioè sono tutti quelli ortogonali, 90 gradi. 90 gradi significa che xnr è questo qua. Ok? Se io avessi avuto un sistema n uguale a 3 e ad esempio x con r fosse stato un piano, xnr sarebbe stato la retta perpendicolare, va bene? Quindi questo è la decomposizione in sottospazio di raggiungibilità e non raggiungibilità. Questo è xnr. La domanda è: x segnato, se vedete r a 2, diciamo, è più ampio di xr, xnr. X segnato non appartiene a nessuno dei due. È raggiungibile Prof, x segnato è comunque perpendicolare a xr. un attimo che alzo il volume perché sento la. Allora. Dicevo, Sì. x segnato è comunque perpendicolare a x con r. X segnato è perpendicolare? A xr. No, perché? Allora, x segnato, questo vettore qua, se io lo proietto, se io faccio il prodotto scalare su x con r, ottengo questo, che è diverso da 0. E lo posso anche proiettare su xnr ed è diverso da 0.
Per cui in realtà, diciamo, x segnato non appartiene a nessuno dei due. Però io mi chiedo, è raggiungibile non appartenendo a nessuno dei due? Allora, dobbiamo rivedere un attimo qual è la definizione. La definizione di sottospazio di raggiungibilità è l'insieme di tutti gli stati raggiungibili. Quindi questo significa che x è raggiungibile? No, non è raggiungibile. Posso solamente raggiungere la sua proiezione se voglio su x con r. Ora non so questo fisicamente che significa, però dal punto di vista del controllo io so che posso fare qualcosa, ma in questo caso non, in questo caso, diciamo, un caso generico così, non posso assegnare arbitrariamente i valori dello stato. Ok. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo dato una definizione di raggiungibilità dello stato, poi l'abbiamo trasformata in una definizione di raggiungibilità di un sottospazio. Se tutto quanto R2 diventa, è il sistema ad essere, diciamo, raggiungibile, e abbiamo un primo strumento per calcolare chi sono questi stati raggiungibili. Ok? Ora, questo strumento è molto utile dal punto di vista, è molto utile dal punto di vista, come dire, didattico, perché ci fa capire molto, essendo chiaramente una combinazione fra le matrici dinamiche e la matrice degli ingressi. Però io adesso vi do altri strumenti che ci danno altre informazioni, anche perché c'è un grave limite della matrice di raggiungibilità che toccheremo con mano nell'esempio che probabilmente vediamo venerdì. Okay? Per esempio, l'altro strumento che vediamo che riguarda il tempo continuo è il gramiano di raggiungibilità. Il gramiano di raggiungibilità è una matrice abbastanza strana, che è questa qui. Vi ricorda qualcosa questa matrice? Questo prodotto qui dove lo troviamo? La matrice di attenzione allo stato per la matrice degli ingressi. Sta qua, è all'interno della forzata, no? L'integrale, ovviamente qua è t men tau, quindi vi ricorda qualcosa, non vuol dire che non è la stessa cosa, chiaramente. Però diciamo che questo qua è parente a quello che troviamo in una forzata. E la seconda parte è il suo trasposto, per cui quando faccio il trasposto del prodotto di due matrici devo invertire l'ordine del prodotto e trasporre le singole. Quindi la trasposta della matrice esponenziale è questa. Ok? Quindi questo oggetto strano posso si dimostra che è un altro modo per calcolare il sottospazio di raggiungibilità. L'immagine di questa matrice è il sottospazio di raggiungibilità. Allora, il sottospazio, diciamo, questa matrice per costruzione è sempre definita positiva. Perché definita positiva? Perché è come se fosse il quadrato di una matrice, no? Se voi guardate, io prendo una matrice e la moltiplico per il suo trasposto, è, diciamo, concettualmente è come se io stessi elevando al quadrato un numero, per cui si dimostra che poi è una matrice definita positiva. E qua c'è un'arbitrarietà
in questa definizione, cioè questa definizione mi lascia come arbitrarietà il t con f. Voi se ci pensate, questa arbitrarietà è già nella definizione di stato raggiungibile. C'è una arbitrarietà, quasi ambiguità nella definizione. Se per un qualche t io posso trovare un opportuno ingresso che mi porta da 0 a x. Allora, l'opportuno ingresso è una cosa che ho capito che vuol dire uno fra gli infiniti, no, ingressi che posso immaginare, ma che ho gestito andandomi a cercare gli stati non raggiungibili invece di quelli raggiungibili. Però il tempo non ho detto niente, nella dimostrazione non è entrato proprio in gioco il tempo. Va bene? È stata tutta una dimostrazione geometrica, algebrica, ma non c'è il tempo. Adesso qua compare un'altra volta il tempo, però io dico che è arbitrario. È una cosa che mi lascia un po' perplesso e che devo un attimo, diciamo, capire. Effettivamente, diciamo, questa, diciamo, definizione prescinde da qual è l'istante finale. Ed effettivamente, se un stato è raggiungibile, lo è indipendentemente dal tempo. Lo posso raggiungere in un tempo epsilon infinitamente piccolo. Ok? Che ha delle implicazioni ingegneristiche, però dal punto di vista matematico, se è raggiungibile, è raggiungibile sempre. E allora, vediamo un attimo anche, diciamo, la dimostrazione relativa al Gramiano. E vediamo un attimo, diciamo, un aspetto, vediamo un attimo la dimostrazione. Allora, vediamo più che altro un aspetto legato alla possibilità, come dire, di controllare la dimostrazione sarà implicita, nell'aspetto di poter avere un controllore a ciclo aperto del mio, sistema dinamico. Allora, facciamo l'ipotesi che il mio sistema è completamente, raggiungibile. Allora, un generico stato X può essere raggiunto in un istante t con f maggiore di 0, anch'esso generico, vedete? Applicando questo ingresso qui, in cui la variabile tempo compare solo qui, se vedete. X segnato è il valore dello stato che voglio raggiungere costante, quindi sono dei numeri, un vettore di numeri. L'inversa del gramiano di raggiungibilità calcolata in t con f è a sua volta un annumero, poi b elevata a trasposto t con f meno t, quindi la variabile tempo compare solo qui. Come faccio a essere sicuro che questo è proprio l'ingresso che mi porta in x segnato? Quindi fra tutti, diciamo, le possibilità, ovviamente è uno degli ingressi, nel senso che sono sempre infiniti, basta che pensate che potete, diciamo, andare avanti e dietro più volte, quindi sono infiniti se voi ci pensate. Allora, come faccio? Beh, faccio una semplice sostituzione. Se faccio una sostituzione dalla forzata, mi rendo conto che facendo la sostituzione ottengo questo. La possiamo anche guardare un po', se volete, però diciamo, io, diciamo, su questi dettagli non mi soffermerei. Ho cercato di mettere un numero, diciamo, di dimostrazioni, cose che non fosse eccessivo rispetto a diciamo, una tradizione che vuole teoria dei sistemi un esame molto metodologico, cioè molto matematico. Io ho cercato di snellirlo il più possibile, però non troppo, perché alcune cose, secondo me, comunque vanno ragionate. Adesso qui non entriamo troppo nel dettaglio, però giusto vi faccio toccare con mano i passaggi, perché diciamo, non è che qui diciamo, tocchiamo la fisica quantistica. Molto semplicemente, questa U adesso facciamo una sostituzione con l'espressione, diciamo, di sopra. Adesso lo stiamo facendo una verifica più che una dimostrazione. Dopodiché, possiamo
porto fuori dall'integrale questa parte qua che non è funzione dell'integrale, faccio un cambio di variabili per questo integrale qui, ottengo che x in t con f è uguale meno questa qua per w per l'inversa di questa in t con f, ma questo chi è? Beh, questo è proprio il gramiano, per cui diciamo ho ottenuto, scusate un attimo, stiamo qua, ma questo chi è? È proprio scusate, è proprio il gramiano calcolato in t con f, per cui per ipotesi è invertibile, quindi questo mi dà x segnato. Va bene, quindi diciamo non è una dimostrazione, è un così, è una. Ok, allora questo gramiano, diciamo, in effetti è un possibile controllo a ciclo aperto. A me non piace il controllo a ciclo aperto per tanti motivi. Le proprietà della retroazione le avete studiate, le proprietà della retroazione, la precisione a regime, la reiezione ai disturbi, l'insensibilità alle variazioni parametriche, sono tutte quante proprietà che si perdono con un controllo a ciclo aperto. E a meno che io non abbia delle esigenze di controllo abbastanza semplici, cioè non veramente banali, se io devo lanciare un sasso all'interno di un lago, io non faccio un sistema di controllo in retroazione, metto una catapulta a ciclo aperto e lo lancio, ma in quel caso le mie specifiche di controllo sono veramente banali da soddisfare. In tutti gli altri casi, in quasi tutti gli altri casi, un controllo in retroazione riesce a ottenere ovviamente i risultati, soddisfare le specifiche, un controllo a ciclo aperto probabilmente no. Quindi questo è un possibile controllo a ciclo aperto. A cosa mi serve? Beh, potrebbe servirmi per esempio per dimensionare i componenti se io, diciamo, voglio fare sono ancora in fase iniziale e dico vabbè, se io mi faccio un calcolo così, banalmente, io riesco a capire più o meno qual è lo sforzo dell'ingresso a ciclo aperto, quindi senza la retroazione, e vedo più o meno quindi quant'è, che ne so, la tensione, la coppia, dipende dal mio sistema fisico qual è. Va bene? Facciamo attenzione che T con F è un grado di libertà, e quindi se T con F è molto piccolo, poiché diciamo io ho che quello è un integrale di un quadrato, il gramiano di raggiungibilità, vuol dire che la norma del gramiano è molto piccola, ma l'inverso, cioè 1 sul numero, è chiaramente molto grande. Quindi vuol dire che ho degli sforzi elevati. Quindi io posso giocare col gramiano e con T con F per cercare un po' di dimensionare la mia U a ciclo aperto, e poi eventualmente io la implementerei a ciclo chiuso. Ok, come diciamo, primo controllo è un po' deludente, ma poi avremo modo, diciamo, di divertirci con vari tipi di controllori. Facciamo una pausa di 10 minuti e poi riprendiamo. Avete domande? E allora riprendiamo alle